ben venga l'aerospazio, però la battaglia, l'anelito dei tarantini è quello di avere dei voli passeggeri. L'ho detto pubblicamente che chiunque voglia volare da questo aeroporto con voli di linea può farlo, quindi l'importante è che ci sia utilità e convenienza a fare voli di linea, e noi stiamo cercando anche tramite questi investimenti, diciamo, di natura industriale, a creare quella massa critica che consenta a delle compagnie, perché come lei sa è vietato intervenire. Però Ryanair, che aumenta i voli, potrebbe anche, certo, dirottarne alcuni, certo, su Taranto. Però è una decisione che deve prendere Ryanair. Naturalmente noi, considerando anche che Ryanair, la regione, legittimamente anche contribuisce per adesso Ryanair. Non più. Adesso non più, perché da quando io sono presidente i voli non sono più assistiti, tra virgolette, da finanziamenti, neanche di natura turistica. Quindi bisogna fare in modo che la esigenza turistica e industriale di tutta l'area sia così densa da giustificare investimenti importanti da parte delle compagnie. Io ho sentito, diciamo, gli interventi autorevolissimi di coloro che dicono che le due destinazioni, quella industriale e quella di linea, non sono compatibili. Io so che per legge le due destinazioni non solo sono compatibili, l'una non esclude l'altra. L'una non esclude l'altra, quindi diciamo così, da questo punto di vista sarei molto più cauto. Ecco, non è che a malignare si fa peccato, ma molto spesso si azzecca, diceva Andreotti. È che Bari e Brindisi ovviamente fanno pressioni affinché i voli civili non ci siano a Taranto, a Taranto Grottaglie, proprio per non perdere la propria leadership. E, tirano acqua al loro mulino, come è giusto che sia. Io, come ho detto oggi, credo che Bari non veda l'ora, se potesse, di prendersi la funzione industriale, che dal punto di vista economico ha un valore enorme. Poi la questione, diciamo, dei voli di linea è molto più relativa, nel senso che in sé per sé il volo oggi è concentrato quasi solo su esigenze turistiche, perché i voli per motivi di lavoro sono fortemente diminuiti, e quindi io l'ho detto durante il discorso, sono convinto che nel corso del tempo Grottaglie, proprio per la densità degli investimenti industriali che attirerà, sarà invidiata anche da Bari, nel senso che si renderanno conto che un aeroporto che ha insieme un forte investimento industriale alle spalle e contemporaneamente, come noi ci auguriamo con la progressiva chiusura delle fonti inquinanti dell'Ilva, di avere una vocazione turistica molto forte, faranno a botte per chiederci di atterrare e decollare da Taranto, da Grottaglie. Perché il presidente dell'ENAC De Palma ha detto: signori, è stato deciso, Taranto non può avere la funzione dei Taranto Grottaglie, non può avere la destinazione dei voli passeggeri. Dice: si è optato per un'altra destinazione, sono scelte che si fanno. Al che ci sentiamo un po' le braccia, può sentirsi l'intervista, è quello che dice. Io l'ho sentita anch'io. Non mi risulta che la legge italiana che regola gli aeroporti impedisca l'uso multiplo, quindi è un punto di vista che, come si dice, del quale prendo atto. Per concludere, almeno però potenziamo il servizio navette, perché le posso dire che è assolutamente insufficiente. Assolutamente, assolutamente. Grazie. Grazie a lei.